Parlaci di te. Ciao, sono Elisa Gorgelino e frequento il terzo anno in ICT. Ciao, sono Martino Sgotti e frequento il primo anno del corso ICT all'Università di Torino. Descriviti con 3 aggettivi. Mi definirei determinata, a tratti testarda e affidabile. Curiosa, autocritica e sensibile. Descrivi ICT con 3 aggettivi. Lo definirei vario, innovativo e stimolante. Multidisciplinare, attuale e innovativo. Quali sono secondo te i punti di forza di ICT e perché hai scelto questo corso? I punti di forza secondo me sono il fatto che si concentri su materie che si legano molto a professioni riguardanti il futuro, e ho scelto questo corso perché sono sempre stata attratta dal mondo della comunicazione, essendoci comunque esami inerenti a questo tema, ecco, mi hanno spinto a sceglierlo. Ho scelto questo corso perché si studiano più discipline, quindi mantenevo aperti anche i miei orizzonti per un futuro, non avendo io le idee molto chiare su quello che poi voglio andare a fare. Come sei venuta a conoscenza di questo corso? Sono venuta a conoscenza di questo corso guardando il sito dell'università, tra i vari corsi, questo mi ha colpito per appunto il fatto di poter scegliere molte delle discipline da studiare. A chi consigli di iscriversi ad ICT? A chi è interessato all'ambito della comunicazione e della programmazione. Consiglio di iscriversi ad ICT alle persone che magari non sanno bene quello che vogliono fare, però sono interessate al mondo della comunicazione e delle nuove tecnologie. Quali sono i corsi che fino ad ora ti sono piaciuti di più e perché? I corsi che mi sono piaciuti di più riguardano 2 laboratori che ho frequentato appunto il primo semestre del terzo anno, grafica web e web writing and strategy, perché sono più concreti e più vicini alle skills che mi piacerebbe apprendere e poi riutilizzare nel mondo del lavoro. Quali consigli daresti ad una matricola come te? Per l'esperienza personale, quello che mi ha aiutato molto è comunque riuscire da subito a fare conoscenze con gli altri compagni, perché creare un buon ambiente aiuta anche. E altro quello di seguire sempre le lezioni, in realtà, perché avendo saltato il primo periodo di lezioni mi sono trovata un attimo in difficoltà, quindi quello è il consiglio, di seguire le lezioni il più possibile. Sicuramente consiglierei di non fermarsi alle prime difficoltà, ma di persistere e insistere per raggiungere i propri obiettivi e magari arrivare al terzo anno con la scelta personale di materie che più si avvicinano alla professione che poi si vorrà svolgere nel futuro. E soprattutto di informarsi, ci sono alcuni canali di comunicazione che spesso non sono conosciuti. Io ad esempio da quest'anno sono la tutor delle matricole e quando mi sono iscritta io il primo anno non conoscevo questo servizio, questa attività che l'università metteva a disposizione. Ecco, quindi informarvi in generale, perché ci sono tante attività che vi possono aiutare nell'orientarvi all'interno del percorso di laurea. Quali sono le competenze che hai imparato o stai imparando che pensi ti saranno più utili nel futuro? Competenze comunicative, in particolare riguardanti l'ottimizzazione SEO, e qui ci ricolleghiamo al laboratorio di Web Writing and Strategy, e poi la post-produzione di contenuti, quindi grazie al corso di grafica web una padronanza maggiore di Photoshop.